Iniziamo naturalmente dai ringraziamenti perché una partecipazione di questo genere sicuramente non era attesa e siamo molto onorati che voi siate qui. Questo concerto continua la tradizione dei concerti di ologramma in occasione della giornata mondiale della memoria, grazie all'appoggio forte e importante del Comune di Modena e di Bipperbank. Per cui io incomincerei a chiedere al sindaco Muzzarelli e al dottor Garabini se vogliono dire qualche cosa. Buonasera, saluto tutti voi e tutte voi. Credo che il primo applauso vero è ai ragazzi e alle ragazze che ancora una volta questa sera consentiranno di aprire un po' i cuori, a capire che insieme siamo più forti e a cercare di mettere dentro di noi ancora tanta memoria che è energia per costruire il futuro. Un momento difficile del nostro paese, dell'Europa, del mondo, è un momento in cui ognuno di noi deve trovare le condizioni di capire come una comunità aperta e inclusiva è una grande forza. Noi siamo stati una realtà molto robusta quando nel dopoguerra eravamo una delle realtà più povere d'Italia, eppure 12.000 bambini dalla zona di Napoli sono stati accolti nelle case, poveri tra poveri ma ricchi dentro. Continuiamo a trovare le condizioni per essere ricchi dentro, ancor prima che benestanti fuori, perché alla fine questo significa essere comunità. E questa sera con questi straordinari nostri figli siamo una comunità che capisce come tutti devono essere cittadini in Serie A, come tutti devono essere nostri figli, come tutti devono essere accolti. Ecco, io credo che ricordare il 27 gennaio del 1945, quando si sono aperte le porte di Auschwitz, è un momento per cercare di assumere anche questa sera l'impegno per costruire futuro insieme, aperti, collaborativi e soprattutto per creare a loro un futuro tutti insieme per una comunità sempre più forte e unita. Grazie di cuore e buona serata. Anch'io vi voglio ringraziare, voglio ringraziarvi perché state alimentando questo luogo. Bipperbank ha creato questo luogo perché fosse un luogo d'incontro, lo è stato e lo è per tante iniziative di aziende che lo richiedono per fare eventi e quant'altro, ma soprattutto è diventato un luogo di cultura e, come ha detto il nostro sindaco Muzzarelli, un luogo di comunità. Ed è bello questa sera essere qua e quindi vi volevo esternare questa mia soddisfazione, perché quando questa sala, quest'aula si riempie di persone che hanno voglia di migliorarsi, di creare e di sviluppare la propria cultura, la propria solidarietà, io credo che Bipperbank abbia raggiunto il suo risultato, che non è solo un risultato economico, ma diventa un risultato di partecipazione alla vita di un territorio, e questo è il nostro territorio nel quale viviamo da 150 anni, e il fatto di ricordare oggi come giornata della memoria, ma soprattutto pensare alla prospettiva di come anche questa Italia sarà nel domani, io credo che sia un impegno molto forte e molto importante. Qui abbiamo il Bipper Forum Eventi con la presentazione di libri, facciamo cultura, viviamo cultura, stasera viviamo cultura e solidarietà, memoria ma anche futuro, e proprio con questi ragazzi e con tutti voi. Quindi grazie di essere qui con noi questa sera, grazie veramente. Questa sera la partecipazione è molto variegata, ci sono studenti di tutte le età, cori, scuole di musica, oltre ad ologramma. Per cui mi permetto di ringraziare anche l'Istituto Comprensivo 1,
con il gruppo di propedeutica musicale Ciro Menotti e il suo dirigente scolastico, la professoressa Ponticelli. Ringraziamo gli studenti della scuola primaria Ciro Menotti, l'Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi e Tonelli, il gruppo vocale e strumentale IC3 Mattarella, le gocce di memoria di Mazzabotto, il gruppo Creative Gym, le IANAS, l'Associazione Volontari Vigili del Fuoco di Modena, che garantisce la sicurezza, è molto importante vista anche la presenza di tante persone. Voglio ringraziare la regia scenica di Carlo Stanzano. Prima di dare il palco a Roberta Frison, volevo dire due parole su questo concerto, perché al di là dei brani che sentirete, delle letture che sentirete, c'è una morale dietro il lavoro che è stato fatto. Certamente questo concerto vuole ricordare le vittime dell'Olocausto, ma vuole ricordare anche le tante persone che hanno rischiato la propria vita per salvare quella delle persone vittime delle leggi razziali. Questo concerto è contro l'indifferenza, invece è per l'impegno nella società al rispetto dei veri valori della vita. Questo concerto è contro la discriminazione, invece è per l'inclusione delle diversità. Questo concerto è contro la crudeltà delle guerre e invece è per la solidarietà nella pace. È contro l'arroganza del potere, mentre invece è per una democrazia illuminata. È contro la disinformazione e le bugie che ingabbiano l'uomo, ed invece è per la verità che rende l'uomo libero. E come dice spesso una bimba di Ologramma, adesso tutti all'attacco. Roberta Frison. Thank you.
Thank you.
Che questo ci serva da monito e ci induca a restare vigili, perché la barbarie non cominciò con le deportazioni nei treni piombati e con le camere a gas. Cominciò con piccole cose che però avrebbero richiesto una ferma opposizione. Qualcuno, onore a lui, quell'opposizione la manifestò, pagando di persona e a caro prezzo, anche con l'esilio, a volte con la vita, come Giovanni Minzoni, Giacomo Matteotti, fratelli Carlo e Nello Rosselli e tanti altri. Ma la maggioranza degli italiani non capiva e se capiva appoggiava. La maggioranza degli intellettuali, anche di quelli che poi avrebbero dato vita alla resistenza e alla rinascita democratica, condivideva le scelte del regime, o quantomeno si adeguava volariamente. Gli stessi ebrei non colsero o sottovalutarono gli indizi della tragedia che si stava delineando. Fino alle leggi razziali del 1938, qualsiasi italiano poteva giustificare il proprio consenso al regime con l'alibi della cortina di apatia e disinformazione che il fascismo aveva originato. Poi no. Si lasciò con fatalismo che cittadini perfettamente uguali agli altri scivolassero fuori dalla società, confinati nelle loro case, umiliati e sbeffeggiati sempre più apertamente in una campagna sudicia che ribaltava sulle vittime la colpa dell'epurazione. Noi italiani separammo e condannammo una parte del nostro popolo perfettamente uguale a noi. La mettemmo ai margini, le requisimmo i beni, la mortificammo e poi la consegnammo agli esterminatori. Thank you.
Sono nato nel 1930 a Rodi, che allora era parte del Regno d'Italia. La chiamavano l'isola delle rose, perché l'aria era pervasa del loro profumo. Mi sono sempre sentito italiano e sono orgoglioso di esserlo. Sono nata nel 1930 a Milano. La mia era una famiglia di ebrei, laica, come la maggior parte delle famiglie ebree. Non frequentavamo la sinagoga e non ricordo di aver mai sentito pronunciare la parola ebreo a scuola. Del resto io stessa ne conoscevo a malapena il senso. Poi, a 8 anni, la mia vita d'improvviso cambiò. Gli ebrei rappresentano un
Io ero tra i primi della classe, ben voluto dall'insegnante, che non teneva conto della religione. Che fossi ebreo non importava a nessuno, almeno fino a quel giorno. L'anno scolastico era appena iniziato, quando una mattina il maestro mi chiamò alla cattedra e mi disse: «Samuel Modiano, sei espulso dalla scuola». Io non capii, rimasi senza parole. Intuendo il mio stato d'animo, mi mise una mano sulla testa, dicendomi di andare a casa e stare tranquillo, che mio padre mi avrebbe spiegato. Mio padre, poverino, cercò di spiegarmi con dolcezza tante cose. Mi parlò di Mussolini, che aveva fatto delle leggi in nome di una razza. Io gli dicevo di non vedere differenze con i miei compagni di classe. Ero uguale a loro. Quel giorno ho perso l'innocenza. Quella mattina mi ero svegliato come un bambino. La notte mi addormentai come un ebreo. Promulgata una serie infinita di divieti che a poco ci avrebbero spogliato di ogni diritto. Gli individui di razza ebraica furono espulsi dall'esercito, dalla pubblica amministrazione, dalle università e dalle scuole, dalle assicurazioni e dalle banche. Fu vietato loro di esercitare attività commerciali, di possedere immobili e aziende oltre un certo valore, di sposarsi con ariani o anche semplicemente di possedere un apparecchio radiofonico. Più ancora della violenza, mi ferì l'indifferenza, il colpevole silenzio della maggioranza delle persone. Invece di scendere in strada a gridare il loro disgusto, nessuno fece sentire la propria voce. E anzi, qualcuno ne approfittò per occupare i posti lasciati liberi. Questo silenzio assenso faceva parte del grande trionfo del fascismo. E se oggi mi guardo intorno, vedo quella stessa indifferenza. Thank you.
L'8 settembre 1943 per noi ebrei iniziò la vera tragedia. Ci costrinsero a lasciare l'isola imbarcandoci forzatamente per chissà dove. Verso un campo di lavoro, ci dissero. Eravamo preparati al peggio, ma la nostra idea del peggio era uno scherzo in confronto all'inferno che ci attendeva. Lunghi treni di carri bestiame. Le persone entravano a bastonate e venivano chiuse dentro dai soldati. I viaggi duravano giorni e giorni, senza acqua né cibo, neanche per i bambini. Arrivati al campo nomadi, molti erano già morti. I nazisti urlavano e picchiavano e i cani latravano. I medici selezionavano i prigionieri, quelli che potevano lavorare da una parte, gli altri. Le famiglie venivano separate, i bambini subito inviati alle camere a gas con le loro mamme. A ciascuno veniva tatuato un numero sul braccio. Da quel momento quella persona veniva chiamata con quel numero. Io da quel giorno diventai 75190. Noi sopravvissuti siamo tuttora soprattutto il nostro numero. Non ho mai fatto nulla per cancellarlo. Anzi, lo porto con onore e non me ne vergogno, perché la vergogna è per chi l'ha fatto.
questi miei occhi hanno visto scene che non si possono dimenticare. Quando la sera si rientrava dal lavoro, io correvo nella baracca di mio padre per stare un po' con lui, che però diventava sempre più silenzioso. E poi c'era il dramma di Lucia. Volevo almeno rivederla prima di morire. Così, appena potevo, mi mettevo a fare su e giù di fianco al reticolato per cercare di scorgerla. E una sera, finalmente, vidi la sua sagoma. Era irriconoscibile, ma era lei, e anche lei mi stava cercando. Non riuscivamo a parlarci, comunicavamo con i segni, ci facevamo gesti di abbraccio, come dire, forza, ce la faremo. Mio padre mi chiedeva sempre se avessi incontrato mia sorella, e quel giorno finalmente gli risposi, sì papà, l'ho vista ieri sera. L'hai riconosciuta? Sì, con difficoltà. Da quel momento lui non parlò più. Quando gli dicevo di venirla a vedere un'ultima volta, quella figlia che adorava, lui non rispondeva, e questo mi procurava un dolore immenso. All'arrivo a Birkenau aveva difeso Lucia con i denti, facendosi massacrare di botte prima di lasciarla, e ora si rifiutava di venire a vederla. A quel tempo non capivo. Gli incontri con Lucia non andarono avanti per molto. Un giorno non la vidi più, e mi ci è voluto del tempo per rassegnarmi all'idea che se n'era andata per sempre. Quando lo dissi a mio padre, lui aveva già capito e aveva deciso di farla finita. Una sera mi disse dolcemente, Sami, bisogno di parlarti, e stringendomi a sé mi disse che il giorno seguente sarebbe andato all'ambulatorio. Sapevo bene che questo significava finire dritti alla camera gas. Mi accarezzò e mi baciò più volte, infine mi posò le mani sulla testa e mi diede la sua benedizione. Lo pregai di non andare, ma lui aggiunse solo, Sami, non ti preoccupare per me, ma tu devi promettere di tener duro, perché tu ce la farai. A volte ho cercato di capire quegli aguzzini e darmi una spiegazione di tanta crudeltà. Io ero un bambino scheletrico e mi chiedevo perché non risvegliassi in loro almeno un briciolo di pietà. Cercavo di intravedere in loro uno sguardo di compassione, ma non l'ho mai trovato, e mi dispiace anche per loro.
episodio che mi ha perseguitato tutta la vita. Al campo, nella fabbrica in cui mi misero a lavorare, fui assegnata come inserviente a una ragazza francese di nome Janine. Aveva circa 10 anni più di me e lavorava alla macchina che tranciava il ferro. Trascorrevo tutta la giornata al suo fianco e anche se era proibito, riuscivamo a scambiarci qualche parola. Era carina, dolce, una persona squisita. Un giorno la macchina le tagliò 2 dita. Riuscì in qualche modo a medicarsi, ma qualche giorno dopo era prevista la periodica selezione. Era un momento terribile. Bastava un cenno ed eri salva. Un altro ti condannava. Non potrò mai dimenticare quell'istante. Io riuscii a superare la visita e lei era dietro di me. Sentì che la fermavano e la portavano via, ma non mi voltai, non mi girai a salutarla, non le dissi neanche che Dio ti benedica, fatti coraggio, che so, una parola qualunque, anche solo Janine. Avevo paura di uscire dall'invisibilità nella quale mi nascondevo, feci finta di niente e ricominciai a mettere una gamba dietro l'altra e camminare. Di vivere. Il giorno dopo al suo posto c'era un'altra ragazza che tranciava il ferro. Sono passati 70 anni e me ne vergogno ancora. Per questo sono stata molto contenta quando la città di Arezzo, ispirandosi alla mia testimonianza, ha organizzato un concorso intitolato Voltati, Janine vive. È un'iniziativa che vuole spingere i giovani a non ignorare le sofferenze degli altri e a non restare indifferenti. Anche se dentro di me so che il mio debito con Janine non sarà mai saldato. Ci sono momenti nella vita che vorremmo rivivere per essere diversi, episodi che ci insegnano a non lasciare che la vita scorra sopra di noi senza riflettere e sulle occasioni perdute. Fermarsi e voltarsi e dire ciao Janine. Quando soffia la tempesta.
permessi di aspettare. Quando il giorno resta fermo e decidi di volare, quando certa di aver vinto sulla nube di veleno, e il tuo cielo è già dipinto e di un crescente arcobaleno. Thank you.
Più volte abbiamo qui evocato il dramma del ritorno a casa dei sopravvissuti ai campi di sterminio. Il silenzio e l'isolamento si abbattevano con crudele violenza su chi già aveva vissuto l'indicibile. Anche i soldati reclusi nei campi di prigionia, pur non prevedendo da esperienze così devastanti, così annientanti, dovevano comunque affrontare tutto lo spaesamento, tutto lo smarrimento che comportava il ritorno. Come il soldato semplice Luciano, che torna a casa la calonga della crocetta, forse qualcuno tra i meno giovani se ne ricorda, dopo 8 anni tra campagna d'Africa e prigionia. Questa è la storia che il soldato Luciano ha consegnato al figlio Daniele. C'era un soldato che tornava dalla guerra. Aveva ancora il berretto in testa e si vergognava tanto perché era sporco. Era sporco e magro come un chiodo. Tornava nella sua città sotto la pioppa. Vagava tra i quartieri, ma non riusciva a tornare fino a casa perché si vergognava. Si vergognava perché non aveva sparato nemmeno un colpo. Si vergognava perché era così magro e sporco, perché era stato prigioniero, perché gli avevano rubato tutto, perché era ancora vestito da prigioniero. Si vergognava, però il berretto non se lo toglieva mai. Un giorno lo incontra sua madre per strada e gli dice: «Beh, moente, moente, ma dai, vieni a casa. Vieni a casa dai tuoi fratelli». Erano passati 8 anni. Andò a casa e piansero tutti. Tirarono il collo a un'oca, anzi, glielo tagliarono di netto con un'accetta, perché nessuno sapeva tirargli il collo. Avevano tutti fame. E poi tirarono il collo dei pistoni di vino, di quello buono. Le case popolari sembravano una festa dell'unità, con quelle bandiere rosse che sventolavano fuori dalla calonga. Erano le case dei poveri. Sventolavano come se fosse tornato un vincitore. Ma era tornato un prigioniero che sapeva di aver perso e portava sempre il suo berretto in testa. Torna a casa secondo me.
È un rimorso che mi porto dentro. Forse avrei potuto fare di più per non lasciare a voi giovani un avvenire così incerto e oscuro. Non possiamo restare neutri. Dobbiamo prendere posizione. Su questa barca, chiamata Terra, l'avvenire dipende da noi, dalla capacità che avremo come umanità di trovare via d'uscita, e non per pochi, ma per tutti. Provo angoscia davanti all'irresponsabilità dei governi verso le devastazioni della terra. In quest'epoca che stiamo vivendo, se l'umanità non è capace di agire come specie e continua a pensare come singolo paese, allora sarà condannata. Cari giovani, non fatevi rubare la libertà. Abbiate la saggia allegria degli uccelli che cantano ogni volta che sorge l'alba. Non fatevi mai conquistare dall'odio. Però lottate, lottate con tutte le vostre forze per il rispetto e la felicità di tutti gli esseri. Accadono davvero tante cose, a ogni angolo di strada, in ogni coda in attesa dell'autobus, in qualunque sala d'aspetto di un ambulatorio o in un caffè. Tanta di quella umanità attraversa ogni giorno il nostro campo visivo, mentre gran parte del tempo noi restiamo indifferenti, non ce ne accorgiamo neppure, vediamo ombre invece di persone. Abbiamo bisogno di un'umanità globale che abbracci tutta la terra. Serve la forza di un ideale nuovo. E dovrete essere voi giovani. Noi siamo vecchi. Quando nessuna delle nostre voci potrà più alzarsi e dire «Io mi ricordo», spero ci sia qualcuno che abbia raccolto questo messaggio di vita. Se no, tutto quell'orrore
potrà avvenire nuovamente.
una parte di noi, l'altra soffre ancora. Qui, a Marzabotto, il cielo è diventato chiaro e gli uccelli ricominciano a cantare. Sento ancora il vuoto dentro, ma si deve ricominciare. Non voglio perdere la speranza. Andrò avanti, verso la vita. Quando nel 2078 festeggerò i miei 75 anni, i figli mi chiederanno perché non abbiamo agito quando ancora potevamo farlo. Invece di preoccuparci del futuro, dovremmo pensare a cambiarlo finché possiamo evitare la catastrofe. I nostri governanti si comportano da irresponsabili, quindi dovremmo assumerci noi i compiti che avrebbero dovuto affrontare loro da molto tempo. Invito la gente del mondo a rendersi conto che siamo di fronte a una minaccia esistenziale che riguarda tutto il pianeta e non possiamo continuare su questa strada folle. Non siamo venuti qui per chiedere ai leader mondiali di prendersi cura del nostro futuro. Ci hanno ignorato in passato e ci ignoreranno di nuovo. Siamo venuti qui per fargli sapere che il cambiamento sta arrivando. La gente, tutta la gente del mondo, è invitata a contribuire. Thank you.
Thank you.
Thank you.